RPZ Radio.0 Napoli Magazine Live. Sponsored by Euronics Gruppo Tufano. Studio tecnico, progettazione, servizi, lavori edili, MDM, Sefital Finanziamenti, Momap. Un minuto dopo le 14, mercoledì 25 settembre 2024, buon pomeriggio a tutti da Michele Sibilla, benvenuti a Radio.0, un'ora d'azzurro, un'ora di Napoli a Radio.0 con Napoli Magazine Live, pronti a parlare di Coppa Italia perché gli azzurri debuttano contro, o meglio debuttano, ritornano in Coppa Italia dopo aver superato il turno con il Modena, ritornano contro il Palermo al Maradona sperando di vedere tutt'altro Napoli. E poi guardano a questa miniserie di partite, 4, che fino a ieri insomma tutti avevamo battezzato insomma con partite tutto sommato più che alla portata del Napoli. Poi vedendo il Como che strapazza l'Atalanta a Bergamo, vedendo l'Empoli che fa fuori la capolista Torino in Coppa Italia, insomma, cioè, ma siamo proprio sicuri che queste squadre siano così alla portata? No, scherzi a parte, se il Napoli fa il Napoli probabilmente non ce n'è per nessuno, o quantomeno tutte devono tremare. È un po' il tema della giornata che affronteremo prima di tutto con il direttore di NapoliMagazine.com Antonio Perrazzolo. Ciao Antonio, buon pomeriggio. Ciao Michele, buon pomeriggio a voi. E con il nostro primo grande ospite, una delle menti più illuminate che ci sono a Napoli, in Italia, nel mondo, dappertutto, cioè, ce li invidiano tutti. Maurizio De Giovanni, ciao. Siamo Maurizio. Siamo malmessi allora, siamo abbastanza malmessi. Ciao Michele, un abbraccio a te, un abbraccio a Antonio e a tutti gli ascoltatori. Maurizio, però, io devo dire, quando il calcio italiano, è vero che non durerà probabilmente, però quando il calcio italiano propone una matricola interessante come il Como, con un progetto forte, con un allenatore forte come Fabregas e anche dei giocatori forti, quando c'è l'Empoli, che io lo ripeterò fino alla noia, per me dovrebbe essere trattata come una franchigia dell'NBA americano, non dovrebbe mai retrocedere per tutti i giocatori che tira fuori dal vivaio. E poi il Torino che torna primo in classifica, cioè queste sono le belle notizie del calcio italiano poi alla fine. Però Michele, il fatto che di questa aberrazione che il mercato si chiude dopo tre giornate di campionato, per no? Carità, per carità. Fa sì che gli affari più grossi, quelli che comportano il maggiore sborso, quindi gli affari delle squadre che hanno delle ambizioni, si concludano di fatto nell'ultima settimana di mercato, quando i procuratori premono per le cessioni, quando le squadre sulle società sono spalle al muro perché volevano cedere un giocatore e non ci sono riusciti, ai prezzi che dicevano e quindi sono disposti a decurtare, quando i progetti tecnici cambiano e quindi si va di corsa a prendere certi giocatori invece di altri, questo comporta che le grandi squadre, gli organici, i roster, diciamo per dirla in termini di NBA, come dicevi tu prima, si completino all'ultima settimana. Ora, qualche squadra riesce a mettere a posto le cose velocemente. Io per esempio sono convinto che il risultato più importante che abbiamo fatto il Napoli fino ad oggi sia la sconfitta di Verona, perché la sconfitta di Verona ha comportato un'accelerazione che ha portato a Napoli Neres, Lukaku, McTominay e Gilmour, che sono arrivati in quella settimana. Il risultato è dovuto anche al fatto che Buongiorno non giocò e stiamo vedendo l'importanza di Buongiorno nella saldezza difensiva del Napoli, e quindi tutto questo si mette a posto dopo. L'Atalanta, che ieri abbiamo visto perdere da un Como che ha vinto con pieno merito, l'Atalanta è una squadra che ha cambiato moltissimo, ha avuto degli infortuni, i giocatori che ha in campo non sono simili a quelli che ha perduto. Non è che Cop Miners, Scamacca, tu li puoi perdere a cuor leggero, insomma, no? Quindi succedono queste cose, ne succedono di positive, ne succedono di negative. Ti trovi con l'Udinese prima in classifica o seconda, col Torino primo in classifica, con la Roma a 5 punti. Questo non vuol dire che l'Udinese vale più della Roma. È molto facile che nel corso del tempo
si metteranno a posto queste cose. La cosa fondamentale che ci dobbiamo dire invece è che i punti sono gli stessi, cioè che 3 punti di adesso valgono esattamente 3 punti come varranno i punti a maggio. Quindi rimanere indietro adesso comporterebbe che quando arrivi poi nella parte cruciale della stagione non ti puoi concedere dei jolly. Questo è un po' il punto fondamentale. Antonio. Ciao Mauri, come stai, amico mio? Tutto a posto. Marito, è sempre un piacere sentirti e non ti interromperei mai. Tornando all'attualità, stretta attualità di questo Napoli che sta dando un segnale di solidità, di forza, perché molti hanno detto a Torino contro la Juventus, non so cosa si aspettavano, beh, forse si può dire che magari invece di solo Ruscio poteva entrare Raspadori, se vogliamo cercare il pelo nell'uovo, ma tutto sommato anche alla luce di quello che è stato il risultato del derby di Milano, il Napoli è l'unica delle big che ha avuto una costanza di rendimento e si propone come al momento la più forte delle big, o sbaglio? No, allora io credo che la differenza che c'è tra il tifoso un po' superficiale e il tifoso un poco più competente sia la valutazione della fase difensiva. Allora, il Napoli va a Torino, chi la deve vincere la partita? Tenendo conto il fatto che la Juventus è arrivata l'anno scorso terza, che si è rinforzata con un mercato da 200 milioni di euro, dico 200 milioni di euro, che gioca in casa, che ha delle ambizioni, che viene da una partita, da una vittoria squillante in Champions col PSV, chi deve fare la partita e chi la deve vincere la partita? Invece praticamente a fine partita noi registriamo 0 tiri nello specchio della porta del Napoli, 0 tiri nello specchio della porta del Napoli e perlomeno 3 tiri nello specchio della porta del Napoli, nella porta della Juventus. Certo. Siccome il calcio è un gioco finalizzato alla realizzazione di un punto, certo, più dell'avversario, io credo che tutto si possa dire tranne che il Napoli ha fatto una partita peggiore di quella della Juventus. Certo, si poteva provare di più, ma sarebbe stato elevato il rischio di perderla poi la partita, aprendo gli spazi agli attacchi della Juventus. La partita, il Napoli ha fatto una partita che secondo me deve fare e ha portato indietro il risultato che doveva portare, cioè il risultato minimo di questo vantaggio che ci ha mantenuto davanti alla Juventus. Siamo delle squadre che diciamo vengono più o meno ritenute papabili per una vittoria finale, siamo l'unica che è nel giro di un punto dalla prima in classifica. Gli altri sono tutti quanti indietro, compresa l'Inter che sembrava questa corazzata inarrestabile che ha già 7 punti meno dell'anno scorso, 7 sono tanti, meno dell'anno scorso. Cioè, è indietro il Milan, è indietro la Lazio, è indietro la Roma, è indietro l'Atalanta, è indietro la Fiorentina. Va benissimo così, il Napoli sta facendo la strada che deve fare. E c'è un... Naturalmente, stiamo parlando della quinta di campionato, Cioè, quindi... È chiaro, nessuno toglie... C'è un altro dato statistico, Antonio, scusami, che volevo aggiungere. Vai. Delle prime 8 della scorsa stagione, nessuna è riuscita a vincere 3 partite consecutive come invece ha fatto il Napoli. Anche questo. Chiaramente dipende da chi incontri. Il Napoli... di scontri diretti, tra virgolette scontri diretti, perché poi bisogna sempre intenderci, certo, su quello che intendiamo per scontro diretto, e il Napoli ha giocato solo con la Juventus, non ha incontrato le altre. Il Napoli avrà 5 partite consecutive che costituiscono scontri diretti, no? Abbiamo da giocare contro Atalanta, Inter, Milan, Roma e non ricordo chi. C'è anche il Torino. E il Torino, praticamente tutti quanti di seguito, dopo queste 4 partite che noi riteniamo più abbordabili, speriamo di avere ragione. Quindi, ti ripeto, siamo ancora così avanti che veramente, insomma, io credo che tutto, noi parliamo perché dobbiamo parlare, giustamente, perché il calcio serve a questo. Però secondo me nulla di ciò che accade adesso può ritenersi definitivo, insomma. Antonio. Magari proprio
perché queste quattro sfide che ci saranno dopo Napoli-Palermo di Coppa Italia, ricordiamo, saranno Napoli-Monza, Napoli-Como, Empoli-Napoli e Napoli-Lecce. Poi inizia un periodo un po' più in salita, perché ci sarà Milan-Napoli, Napoli-Atalanta, Inter-Napoli, Napoli-Roma, Torino-Napoli, vabbè, via discorrendo. In queste quattro partite più difficili, dopo questo ciclo tutto sommato sulla carta leggermente abbordabile, il Napoli potrebbe continuare a dare un segnale forte di crescita e di consolidamento delle parti alte della classifica. Ma andando invece nell'analisi dei singoli, Buongiorno, che ha ridato grande forza, serenità al reparto difensivo, la difesa a 4, il centrocampo con McTominay, è un Napoli che è migliorato anche rispetto a 2 anni fa. Ma allora, che il Napoli sia migliorato esponenzialmente rispetto all'anno scorso mi sembra più che ovvio. Mettici Conte, che è uno che non vuole perdere nemmeno nell'arrivare prima all'ascensore quando torna a casa. Mettici il fatto che il Napoli, non avendo le coppe purtroppo, può allenarsi tutta la settimana. Mettici la determinazione e la voglia di rivalsa dei giocatori che hanno sbagliato l'anno scorso, penso a Di Lorenzo, penso a Kvaratskhelia, ma anche a Lobot, che anche sa, eccetera, e ottieni una condizione pressoché ideale. Di qui però a dire che sia facile o che sia migliorativo, ecco, per esempio McTominay sicuramente è un giocatore di straordinario valore, deve prendersi la squadra in mano, non lo ha fatto ancora, lo farà senz'altro, ma non lo ha fatto ancora. Io conto sul fatto che McTominay possa tranquillamente prendere la squadra in mano e portarla avanti, insomma, diciamo, perché è uno di quei giocatori da cui ci aspettiamo un apporto maggiore. Io sono convinto che anche Gilmour, spero che lo vedremo domani sera, possa dare un apporto enorme, fondamentale, ma sono tutte cose potenziali di cui abbiamo bisogno della riprova. Assolutamente. E aspetti parecchio turnover col Palermo? Sì, io dico di sì, io dico che farà un turnover quasi totale, quasi integrale, proprio per dare anche modo a questi altri giocatori di mostrare che voglia hanno. Non credo che farà un turnover totale come dicono, cioè, a parte Caprile, 10 giocatori su 10. Penso che però 7-8 nuovi li vedremo in campo. E invece su Lukaku sei del partito di quelli che dicono deve giocare, quindi ha bisogno di continuità, è inutile ruotare in questo momento, fase iniziale di stagione, oppure daresti la chance a Simeone titolare? No, io sinceramente mi aspetterei di non vederlo in campo Lukaku. Comunque sia, gli allenamenti sono in corso, non penso che lui abbia bisogno tanto di minuti quanto di allenarsi bene. Rischiarlo in partita, uno che non è ancora al meglio della forma e che quindi sarebbe stanco contro il Monza, partita che invece deve giocare anche al meglio, perché è una di quelle partite in cui ci si aspetta che proprio lui faccia la differenza, io mi auguro che venga preservato. Invece sul discorso Anguissa, perché stiamo parlando ovviamente del rendimento dei singoli, dei centrocampisti che sono in crescita, dell'inserimento di McTominay, però Anguissa così, e anche Lobot che io ci metto dentro, che magari non sarà ai livelli super che ci ha abituato, però comunque è un rendimento costante. Ma io Anguissa lo sto vedendo come benissimo. Fai a toglierli? Io Anguissa lo sto vedendo bene e lo sto vedendo in crescita. Io sono di quelli, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, se ricordi, sono di quelli che è convinto che Napoli debba giocare col centrocampo a 3. Sì. Perché la squadra è fatta per giocare a 3, è fatta anche per giocare a 4 in difesa, per cui serve anche mantenendo i tre attaccanti. Praticamente il Napoli è quasi obbligato dalla rosa che ha a giocare col 4-3-3, quindi anche se io non lo tolgo mai. Secondo me lui, McTominay e Lobot che formano il centrocampo, secondo me migliore d'Italia, proprio nettamente,
Quindi non vedo perché, avendo un'opportunità del genere, se ne debba fare a meno. Assolutamente. Mario, mi dai una curiosità, che hai pensato quando Ciolito Simeone ha approvato la conclusione al centrocampo anziché passare a Neres? Mi sono arrabbiato. Mi sono arrabbiato perché quella palla andava giocata. Sono convinto che giocandola sarebbe stata assolutamente un'occasione, che Neres era partito ed era determinato. Mi è dispiaciuto molto. Guarda, forse è l'occasione che mi ha lasciato più rabbia, molto più del tiro di Politano che non è stato deviato da Rachmani e da Lukaku, molto più del tiro di Politano che è andato di pochissimo alto sulla traversa. E a questo proposito lasciami dire che trovo assurdo il comportamento di molta stampa che sottovaluta il valore di Politano. Politano è un giocatore di straordinaria forza, che sta facendo un campionato meraviglioso in continuità con l'anno scorso, in cui è stato praticamente l'unico a salvarsi insieme all'Obotka dell'intera rosa. Quindi andrebbe rimarcato molto di più e meglio il ruolo straordinario che sta svolgendo Politano. No, su questo sono d'accordo, perché a mio avviso si è creato, perché il Napoli ha questo nelle corde, nella mentalità societaria, di creare i dualismi in senso buono. E a mio avviso è ancora più ricco il duetto Politano-Reres rispetto a quello che c'era con Lozano. Certo. Sì, anche perché Neres, a quanto io vedo, non è che copre. Cioè, Neres io non l'ho visto mai tornare dopo la metà campo, insomma, in copertura. Quindi, per carità, è fortissimo e noi ci lucidiamo gli occhi a vederlo nelle sue meravigliose accelerazioni. Ma io non lo so una partita intera se Neres, insomma, negli equilibri tattici del Napoli avrebbe lo stesso impatto. Certo. No, infatti, perciò la staffetta va benissimo. Maurizio, come sempre, grazie. Grazie, Mauri. Grazie, ragazzi, un abbraccio. RPZ Radio.0. Su RPZ Radio.0, Napoli Magazine Live. 22 minuti dopo le 14, ancora buon pomeriggio a tutti da Michele Sibilla, benvenuti a Radio.0, siete su Napoli Magazine Live, dalla redazione di NapoliMagazine.com, il direttore Antonio Petrazzolo. E caro Antonio, c'è l'amico di famiglia. Certo, l'amico fraterno, chiaramente dobbiamo essere seri, ex calciatore di Serie A, amico di Peppo Guardiola. Ha giocato con Baggio, cosa vogliamo dire? Massimiliano Esposito, ciao Max, buongiorno a voi, buongiorno, ciao. Sono autorizzato, no, a presentarti così? Gli amici sono autorizzati a fare tutto. meno male. Max, allora, un pareggio a Torino contro la Juventus, che vedendo anche la vittoria del Milan nel derby della Madonnina va benissimo così, perché lancia il Napoli alle spalle del Torino, però in sostanza il Napoli è la big che si lancia verso i quartieri alti della classifica dopo 5 giornate. Ma da questo punto qua del campionato l'importante è stare lì, almeno vediamo un qualcosa che è diverso da quello dell'anno scorso. E già questo va bene. E poi è ovvio che il campionato è ancora lungo e io ho visto Napoli che comunque ha sofferto poco contro la Juve, quindi è Napoli che sta crescendo, è Napoli secondo me quasi maturo e con i nuovi innesti è cambiato un po' tutto e quindi adesso pian piano c'è da continuare per avere consapevolezza in quello che poi realmente si può fare, ma ripeto, il cammino è ancora lungo. Sono d'accordo con te, però mi piace anche analizzare gli aspetti positivi di questo Juventus-Napoli. Uno su tutti, l'inserimento di McTominay, al di là del passaggio al modulo 4-3-3 che ha dato comunque delle garanzie. Qualcuno pensava che Napoli ormai non potesse cambiare abito, invece Conte è riuscito a trovare la strada giusta. McTominay a questo punto difficile da tirar fuori.
Ma ripeto, i nuovi innesti secondo me sono innesti importanti che hanno dato anche ad Antonio Conte la possibilità, come dicevi tu, di cambiare modulo. Una squadra che ha la possibilità, le caratteristiche e i giocatori per fare diversi moduli non è poco, perché poi ovviamente in base alla partita che vai a giocare, in base all'avversario che vai ad incontrare, puoi scegliere il vestito da indossare, e non è poco. Poi ripeto, il campionato è lungo e sicuramente ci sarà spazio per tutti, e adesso stiamo parlando di McTominay, poi all'inizio abbiamo parlato di Neres, ma secondo me quest'anno il Napoli sul mercato ha operato veramente molto molto bene, e rimanendo con i piedi per terra secondo me potrebbe essere un anno importante. Ora non dico che il Napoli può vincere lo scudetto, però sicuramente può rientrare nelle prime due o tre posizioni della classifica. Ci può provare, insomma, cioè, anzi deve provarci. Eh sì, assolutamente. Però ecco, invece restando sempre sull'analisi dei singoli, Lukaku Kvara. Adesso, a tuo avviso, Lukaku ha bisogno di minuti nelle gambe, oppure già per esempio in Coppa Italia è giusto dare spazio a Simeone dal primo minuto? Ma sicuramente Lukaku non è ancora al top della condizione, però è anche giusto, se vuoi mantenere degli equilibri interni di spogliatoio, far giocare un po' tutti. Può anche iniziare Simeone e poi magari vedere come va la partita e poi dopo far subentrare Lukaku e dargli un altro po' di minutaggio. Io credo che anche in campionato il turnover possa solo che giovare, anche perché adesso c'è ci sono partite sulla carta, non dico facili, ma alla portata del Napoli. Domani c'è il Palermo, domenica c'è il Monza, quindi voglio dire, ci sono da qui in avanti due o tre partite alla portata del Napoli, e secondo me è anche giusto far girare un po' per mantenere l'attenzione, la concentrazione e l'entusiasmo alto da parte di tutti, perché poi sappiamo bene che nell'arco del campionato servono tutti, quindi più giocatori hai sul pezzo, come si suol dire, è meglio. Massimiliano, scusami, a proposito delle prossime quattro partite, Coppa Italia a parte, lo ricordiamo, il Napoli giocherà con Monza, Como, Empoli fuori casa e poi di nuovo in casa con il Lecce, quindi 3 su 4 in casa. È chiaro che sulla carta giustamente sono partite assolutamente alla portata del Napoli, però mi insegni che in questo periodo affrontare queste squadre, che poi non è più come una volta, no? Il famoso pullman davanti alla porta, no, queste squadre giocano a un bel calcio fatto di idee, di proposta più che di offesa, che di risposta, e quindi non è assolutamente facile. Quindi dire che il calendario tutto sommato è favorevole per il Napoli in questo momento non credo che esistano, cioè affrontare queste squadre è difficile, molto difficile. No, ma assolutamente sì, ho sottolineato che sulla carta sono facili. Se andiamo a vedere anche l'ultimo risultato del Como, che ha battuto l'Atalanta, se non ero 3-2, poi 3-2, sì. Questo fa capire che di facile non c'è niente. È ovvio che c'è diversità di squadra, c'è diversità di allenatore, c'è diversità secondo me di approccio anche alla gara. Con Antonio Conte secondo me non vedremo mai Napoli che sbaglierà l'approccio
a soprattutto in queste partite qua, e con la fame che ha lui di fare bene a Napoli e che trasmetterà ai suoi giocatori, ecco, a quel punto là possono diventare partite facili, ma poi dopo bisogna sempre dimostrarlo in campo e far pesare quello che sono le proprie caratteristiche, il proprio valore, la propria forza. Assolutamente. Antonio? Sono d'accordo con Massimiliano. Max, ci sono iniziative personali in quel di Padova con le tue attività? Ma guarda, sabato scorso finalmente abbiamo inaugurato il campo nuovo sintetico. Il comune è venuto a farci visita e finalmente l'ha inaugurato. E il campionato delle squadre, i campionati sono iniziati, quindi diciamo che la stagione è iniziata in maniera positiva, i numeri sono importanti, il progetto comunque continua a crescere, quindi al momento tutto bene. Bene, allora, bene, come sempre ti seguiremo e ti sosterremo anche se a distanza, lo sai, sei di casa qui a Napoli magari. E io vi ringrazio. Ciao, ciao Max. Un abbraccione a tutti, grazie. Grazie mille a Massimiliano Esposito. Antonio, chiaramente questa è anche una prima volta, tutto sommato, per il Napoli, perché è vero, c'è stata la partita con il Modena, però è la prima volta che il Napoli gioca un infrasettimanale a campionato avviato e che poi, insomma, la squadra azzurra non solo è chiamata a fare risultato subito col Palermo, perché chiaramente bisogna assolutamente superare il turno, ma poi è chiamata la squadra azzurra, come dicevamo, a partire subito bene in questo mini filotto di quattro partite. Ti sento molto prudente, Michele. No, io sai cos'è? I segnali che mi ha dato il Napoli. Io sono molto molto, molto forti, molto importanti, quindi abbiamo bisogno solo di piccole conferme. Sì. Ma l'assetto trovato dalla difesa con Buongiorno, che addirittura, perché il mio timore era che inizialmente, non giocando lui e impostando lui al centro della difesa, era più difficile da trovare l'equilibrio, invece no, anche centro-sinistra va bene. Poi con la difesa a 4 non ti dico proprio ancora meglio, mi è piaciuto anche lo stesso Oliveira nei 4 a sinistra con Buongiorno e Raccomani centrale e Di Lorenzo a destra, e quindi questo è già un discorso importante, ha dato sicurezza sia a Meret, che anche se per poco perché poi lo sappiamo uscito, ma anche a Caprile che ha corso pochi rischi. Poi se pensiamo al centrocampo con l'inserimento tosto di McTominay, io sono ancora più tranquillo. Va chiaramente migliorato l'aspetto offensivo, perché se capita la giornata in cui Clara non risolve i problemi e Politano comunque si fa tutto il campo avanti e indietro e a sostegno della squadra, sta facendo un lavoro super, ovviamente attendendo la crescita di Lukaku, questo Napoli ha bisogno un attimo di registrarsi più in zona gol, ma per il resto la fase difensiva, che comporta anche l'assetto del centrocampo, per me dà grandi garanzie e mi sento di essere molto ottimista. Poi se il mister decide di stravolgere totalmente la formazione iniziale contro il Palermo, questo non lo so, perché è chiaro che se poi inserisci altri elementi, che sia Mazzocchi piuttosto che Juan Jesus piuttosto che altri, cambia un po' l'intesa tra i compagni, è fisiologico, è normale, quindi è un Napoli diverso sarebbe. Assolutamente. No, ma io ripeto, io ho grande fiducia. Poi dopo aver visto McTominay in azione dal primo minuto, insomma, ne ho ancora di più, però è chiaro che bisogna, non dico andarci sempre con i piedi di piombo, attenzione che questi sono banchi di prova importanti che servono proprio, Antonio, come dicevi, a fare quei piccoli passi avanti, quei miglioramenti, a completare un po' il gioco, proprio per dare maggiore continuità. Però insomma è chiaro che c'è grossa fiducia su questo lato, grossa aspettativa. Adesso ci fermiamo, Michele, per un po' di pubblicità e poi ritorniamo con un bel duetto e un gran finale. A tra poco.
Radio.0 è in FM, DAB, Swap, Web, Social. RPZ, Radio.0, con te, da sempre. RPZ, Radio.0. Su RPZ, Radio.0, Napoli Magazine Live. 37 minuti dopo le 14, ancora buon pomeriggio a tutti da Michele Sibilla, da Radio.0, siete su Napoli Magazine Live. Parte il gran finale e parte con Raffaele Mignano. Ciao Raffaele, buon pomeriggio. Ciao Michele, buon pomeriggio a te e a tutti coloro che ci ascoltano. Allora, caro Raffaele, tanto tuonò che piove in tutti i sensi, considerato il maltempo che sta facendo in questi giorni, però sabato pronti via allo Stadium e il Napoli si presenta con un abito nuovo. Che impressione ti ha fatto quest'abito? Beh, è tagliato su misura per gli uomini che ha scelto Conte. È un Napoli che sa vestire elegante, ma quando serve sa anche essere sportivo, sempre per stare in tema di outfit, e quindi evidentemente è un Napoli che cresce, piace e che può sfilare su questa passerella del campionato a testa alta, raccogliendo secondo me ancora applausi da qui a un tot. E quindi insomma abbiamo come dire, visto già la seconda creazione di Conte per questa collezione, e secondo te ne vedremo anche delle altre? Secondo me sì, perché questo è un Napoli in carriera, questo è un Napoli nuovo, è un Napoli nuovo di zecca, uscito dalla sartoria De Laurentiis, e chiaramente devo dire, sempre per usare questi termini ormai a livello di tema che hai come dire, voluto mettere come in discussione, e niente, è un Napoli che comunque è destinato a crescere. E anche se però io starei sempre attento ai facili entusiasmi, perché certo. Sento parlare di questo poker di partite facili o comunque dei 12 punti sicuri. Io non sarei così sicuro, lo auspico, ma in realtà con un Monza che renderà sicuramente, visto la sua posizione di classifica, renderà la vita dura, con il Como che batte l'Atalanta a Bergamo, e con l'Empoli che è una delle due o tre squadre addirittura imbattute del campionato che fa fuori il Torino, il Lecce che è una squadra comunque ostica con Gotti, beh, direi attenzione, Napoli è il Napoli, però mai sottovalutare gli avversari e mai vendere la pelle prima dell'orso, prima di averlo ammazzato, insomma. Assolutamente. Buon pomeriggio anche a Tommy Mandato. Ciao Tommy. Buon pomeriggio a voi. Ciao, ciao Michele, ciao Raffaele. Ciao, ciao Tommaso. Tommy, io sto insomma approfittando anche della Milano Fashion Week, no? Spesso sto parlando di abiti nuovi, dell'abito nuovo indossato dal Napoli allo Stadium. Io aggiungo un piccolo particolare. Io sono sempre stato molto attratto dal kilt scozzese, che trovo un indumento maschile, attenzione, di grandissima eleganza. E questo Napoli col kilt scozzese mi sembra che sia un Napoli che, come dire, ha preso due piccioni con una fava a centrocampo. Ma penso che abbia preso anche qualcosa in più, nel senso che ha preso due grandi giocatori, grandissimi giocatori che hanno, uno soprattutto che penso abbia già fatto intravedere le sue enormi potenzialità, e dalla loro hanno sicuramente, soprattutto McTominay ha sicuramente una grande fisicità ed ha abbinata una tecnica che non è una cosa molto semplice, avere degli atleti che sono forti fisicamente e nello stesso tempo riescono a muoversi con una certa agilità tecnicamente. Ed è chiaro che secondo me sono un valore aggiunto a questa squadra, ed è giustissimo, e secondo me è stata anche onesta quella che è stata la posizione presa da Conte, perché al di là dei dettami tattici si rende conto di avere a disposizione l'organico e di necessità del fatto che sia lui ad adattare alle esigenze, a sfruttare meglio i propri calciatori piuttosto che essere pragmatico con un suo modulo tattico da seguire.
Prima Raffaele Tommaso parlava appunto delle quattro partite prossime di campionato, tre in casa e una fuori casa, a Empoli, con squadre sicuramente alla portata del Napoli, che però stanno facendo delle ottime cose in questo inizio di campionato. E non per spegnere i facili entusiasmi, perché poi bisogna anche pensare un po' in grande, però è chiaro che queste squadre in questo periodo della stagione sono veramente le bucce di banana sulle quali, dalle quali stare molto attenti, no? Dalle quali andare un po' alla larga. Beh, purtroppo noi tre abbiamo qualche capello bianco, quindi qualche partita l'abbiamo vista e qualche campionato l'abbiamo seguito, e quindi è giustissimo, è molto saggio quello che è l'invito di Raffaele, perché non per parlare o essere negativisti assolutamente, ma è molto saggio, perché in un campionato come questo, che soprattutto all'inizio ha decretato un certo livellamento anche, diciamo, in basso rispetto a quelle che erano le prospettive della vigilia, e credo che qualsiasi di queste squadre faccia paura. Guarda per esempio quello che ha fatto ieri il Como con l'Atalanta. Il Como, insomma, sulla carta sembrava spacciato, ma ha fatto una partita enorme. Io credo che il fatto positivo in tutto questo è che il martello pneumatico di Conte non lascerà niente di intentato, per cui la concentrazione sarà ancora molto alta, e questo secondo me è un grande vantaggio per il Napoli. Raffaele, contro il Palermo quanto turnover farà e quanto turnover invece secondo te dovrebbe fare Conte? Ma leggo, e comunque mi pare di aver capito che ci sarà un ampio turnover, che condivido sicuramente, ma ripeto, anche questa può essere un'arma a doppio taglio, considerato che comunque molti giocatori mai finora hanno giocato insieme una partita. Però vedendo il valore anche di quelli che vanno in campo, direi che tutto lascia pensare a qualcosa di positivo. Chiaramente questo cosa vuol dire? Vuol dire che il Napoli quest'anno ha il valore aggiunto della rosa ampia, che è veramente un lusso per questa stagione della squadra azzurra, considerata che non c'è l'Europa. Tra l'altro proprio la stessa Europa è un'alleata del Napoli, considerato che il campionato europeo, appunto, tra Champions e altro, è ingolfatissimo, e quindi l'Europa è veramente una grande alleata di questo Napoli, che è destinato secondo me a crescere ancora, ed è anche mia, come dire, osservazione, e comunque in qualche modo credo che Conte cambierà ancora qualcosa sia nella disposizione tattica e sia negli uomini. Sono convinto che qualche cosiddetta seconda linea prenderà il posto di qualche cosiddetto titolare da qui a qualche partita, e poi ne vedremo delle belle. Sicuramente. Raffaele, grazie, forza Napoli, alla prossima. Grazie a voi per l'ospitalità, ciao Tommaso, ciao Antonio e a tutti i radioascoltatori. Grazie mille a Raffaele Mignano. Tommy, con te invece voglio chiudere in un altro modo. Il 3 ottobre è vicino. Eh sì, il 3 ottobre è vicino, e per noi è una data importante, perché quest'anno saremo il 3, il 4 e il 5 a Napoli con il Campus 3, e saremo, e di questo ne sono molto felice, saremo a Scampia. Saremo presso l'Università Federico II di Scampia, lì allestiremo un maxi villaggio dove si sarà possibile fare tanta prevenzione con tante visite mediche gratuite, assolutamente gratuite per tutti i cittadini di Scampia, o per un buon numero di cittadini di Scampia, e ci sarà tutta una serie di eventi collaterali oltre alle visite mediche e alla prevenzione, tra cui anche la seconda edizione del Festival della Letteratura Sportiva, dove presenteremo ben 12 libri che parlano di sport, dove ci saranno dei confronti con i ragazzi delle università e delle scuole, proprio con tanti autori e dello stesso tempo tanti personaggi dello sport. È un appuntamento importante, ne parlo volentieri con te, in questo programma e con Antonio, perché so che anche voi avete seguito sempre la nostra iniziativa, e fa bene riuscire a promozionare il discorso del culto della prevenzione, che è fondamentale. Assolutamente. Tanto calcio, ma anche tanti altri sport in questo Festival della Letteratura Sportiva. Tommy, un abbraccio forte, forza Napoli, alla prossima. Grazie a voi, grazie, buon lavoro e forza Napoli sempre.
Grazie, grazie mille a Tommy Mandato dal 3 ottobre a Scampia. È tornato con noi intanto il direttore di Napoli Magazine, Antonio Pirazzolo. Caro direttore, come puoi sentire, un po' tutti pensano che il turnover ci sarà. Sarà anche importante, ma non massiccio, contro il Palermo. A me fa piacere, basta che Napoli vince. Arbitro Collu, assistenti Mondin e Mastrodonato, quarto ufficiale guida, Alvar Pezzuto e Di Buolo. Questo per i sedicesimi di Coppa Italia in programma allo stadio Maradona tra Napoli e Palermo, un bel giovedì sera, ore 21. E quindi ci saremo per seguire l'evolversi di questa sfida. A proposito di arbitri, caro direttore, ieri ho visto una cosa che mi ha riportato subito alla memoria Napoli-Parma, perché c'è stato un rigore dubbio non assegnato giustamente al Torino per un'azione, non dico uguale, ma molto molto simile a quella che invece decretò il rigore a favore del Parma di Boni, se ricordi, per il momentaneo vantaggio dei Ducali. E io ripeto, ieri ha fatto bene l'arbitro a non assegnare il rigore al Torino, perché il rigore non c'era, così come io resto ancora convinto, anche se acqua passata, che quel rigore con il Parma a favore del Parma non c'era. Cioè, ieri il direttore di gara ha interpretato molto bene. Sì, ma per carità, quando fanno il loro dovere, come ha fatto Doveri, quindi non è fare un caso. Perché sinceramente ho assistito a queste considerazioni sul retropassaggio, manco fosse accaduto chissà cosa, chissà perché, ma dai, parliamo di cose serie, invece del rendimento che ha avuto il Napoli, che è stato molto convincente, che continua a esserlo, quindi lascia ben sperare per il futuro. Magari serviva più tempo, no? Per trovare un assetto nelle idee generali di chiunque iniziasse una nuova avventura, soprattutto al timone di una squadra importante come il Napoli. Così non è stato bravo sicuramente Antonio Conte a trovare la quadra. E sotto questo punto di vista mi piace sottolineare questo aspetto, perché non era scontato. E poi, se vogliamo, dobbiamo anche dire che anche la gestione della rosa mi sta piacendo, perché sta dando spazio a chi lo merita, e soprattutto non si è nascosto dietro l'idea iniziale, pur avendoci lavorato per oltre due mesi sul modulo, sul 3-4-2-1. E questo significa che è un allenatore intelligente, che valuta di volta in volta la situazione e davvero poi cerca di far indossare il miglior abito disponibile, certo, alla sua squadra. Mi piace questo fatto che stiamo parlando di calcio, di moda, di abiti, insomma veramente alla Milano, proprio momento fashion, Milano Fashion Week, possiamo fare Napoli Magazine Fashion Week. E posso dirti che lunedì, alla ripresa di una trasmissione molto bella, lui era come sempre tra i più eleganti, anche perché poi un capitano deve essere elegante, no? Sì, però non farlo arrabbiare, ancora dobbiamo iniziare. Capitano Francesco Montervino, presente. Ciao Michi, buongiorno a tutti. Buongiorno. Continuate a prendere in giro voi. No. Guarda, allora sfatiamo. Contreremo di persona. Oddio. Sfatiamo questo comune. Io lo dico seriamente, molto seriamente, e sai benissimo, perché sto spesso in contatto con voi durante la trasmissione, che è una trasmissione che vedo sempre volentieri, ed eri veramente elegante. Tra l'altro, ho rubato un particolare che è emerso dalla vostra trasmissione, caro Francesco. Vale a dire il fatto, se non ricordo male l'ha detto Massimo Ugolini, che delle prime 8 squadre della scorsa stagione nessuna è riuscita a vincere 3 partite consecutive, come invece ha fatto il Napoli, che sappiamo come si è classificato l'anno scorso, e questo è un dato molto significativo. È un dato tanto troppo importante, perché ti fa capire dell'equilibrio che almeno iniziale sta avendo questo campionato, quell'equilibrio che ti permette di poter anche osare a dire: ma forse il Napoli può vincere lo scudetto? Almeno adesso la domanda te la fa porre,
qualche settimana fa non te la ponevi neanche e dicevi guarda il gap rispetto alla, alla precedente stagione è troppo troppo grosso, quindi secondo me accontentiamoci di arrivare nelle prime quattro. Adesso questo inizio di campionato ti permette di poter pensare in maniera anche un po' più ottimistica. Poi io dico sempre che arrivare nelle 2003 sarebbe un successone, però se magari gennaio, febbraio sei in quelle posizioni lì, sognare non costa nulla. Direttore, ti ho messo un assist proprio su un piatto d'argento. No, è fatto arrabbiare, io non volevo assolutamente. Però tornando a noi, invece mi vorrei concentrare sulla solidità mostrata sia dalla linea difensiva, chiaramente con Buongiorno che è una garanzia, ma anche dal centrocampo con l'inserimento di McTominay. In attesa che Lukaku arrivi al 100% della condizione, mi sembrano due fattori non da poco, Francesco, perché avere una difesa forte, un centrocampo forte ti permette poi le libertà che puoi concedersi in fase Antonio, siccome io so che voi le registrate le puntate, no? Tu dovresti ricordare cosa ho detto io la settimana scorsa e due settimane fa quando è stato preso McTominay. E io ho detto giocatore che mi incuriosisce molto perché dà al centrocampo del Napoli quella struttura fisica che oltre a Anguissa non ha mai avuto nessuno. Quindi è chiaro che quel tipo di giocatore ti permette di avere solidità in mezzo al campo e ti permette di avere filtro anche dietro. È chiaro che oggi è superlativo Buongiorno e finalmente vediamo un difendente, non un difensore, un difendente del Napoli. Uno che si preoccupa dell'avversario, uno che si preoccupa di marcare, uno che si preoccupa di toccare, di tastare l'avversario e di non farlo muovere in aria. Però è anche vero che in mezzo al campo l'inserimento di un giocatore come McTominay ti ha garantito fisicità, filtro e determinazione ed interdizione. Ma poi tra l'altro Francesco, poi altra cosa, scusate se vi interrompo, i tre attaccanti si stanno facendo un mazzo, perché poi i primi veri difensori nella fase difensiva del Napoli sono i tre attaccanti, probabilmente noi ancora un Lukaku straordinario in fase offensiva non l'abbiamo visto, ma anche perché veramente il dispendio energetico che ha durante una partita per non far sentire la squadra in difficoltà è tantissimo. Forse anche per questo Neres ancora dobbiamo vederlo da titolare. Ma infatti la partita di col Palermo e di Coppa Italia è una partita che ti dà un'ulteriore possibilità di capire se questo ragazzo a che punto è della sua condizione fisica. È un giocatore che assolutamente dal primo minuto ti deve dare molto, per forza, ma adesso c'è da dire che negli ultimi 20 minuti, mezz'ora, sta dando tantissimo. Ora, più migliora la condizione, più ti rendi conto che il giocatore può essere un giocatore determinante dal primo minuto. Antonio. Sì, McTominay mi incuriosisce tantissimo, può rappresentare il futuro del Napoli, assomiglia ad Anguissa fisicamente, ma ha più gol ed esperienza internazionale. Parole di Francesco Montevideo due settimane fa a questi microfoni. Allora io non so se voi tu mi prendete in giro. No. Ogni volta che noi ci sentiamo, mi ricordo la settimana scorsa, l'avevi detto, due settimane come fa. Come Francesco, io ricordo benissimo cosa dicesti prima di Napoli-Parma e dei giocatori che citasti del Parma. Quindi. No, ma assolutamente solo per dovizia di particolari. No. Su Anguissa, non so, la concorrenza gli ha fatto bene, Ciccio, perché lo vedo molto più pimpante. Allora, non è una questione di essere più pimpante, quando tu metti un giocatore in più in mezzo al campo, ti prendi anche tu un pochettino più di libertà. E quindi lui è un giocatore che in genere è uno di quei cani in mezzo al campo, perché sotto il punto di vista della presenza tu lo senti, no? È chiaro che però è uno che gli piace girare attorno al campo, non è uno tatticamente tanto intelligente. Se giochi a due sei molto più attento a certe misure, quando giochi a tre la possibilità di poter andare in giro per il campo e sembrare più pimpante ti viene subito notata, viene subito vista. Però è chiaro che a tre tu esalti al meglio le caratteristiche di questo giocatore. In Serie A il trio Anguissa, Lobotka, McTominay è il trio perfetto di centrocampo? Ci penso un attimino, ma ti dico che potrebbe essere, non è perfetto per me, però è il migliore, potrebbe essere il migliore, perché se penso al centrocampo dell'Inter con Çalhanoğlu, Barella e Mkhitaryan, probabilmente questi tre giocatori hanno qualitativamente qualcosina in più, ma sotto il punto di vista della fisicità qualcosina in meno, ma per caratteristiche sono meglio forse, sono più completi. Il Napoli ti garantisce qualcosina in più
più a livello fisico, ma forse a livello qualitativo hai perso quella qualità che invece ti dava Zelinski, no? Certo. Ecco, quello era un centrocampo perfetto per fisicità, qualità e diligenza tattica. Questo è un centrocampo forte. Antonio, il calendario presenta 4 sfide sulla carta dopo il Palermo, chiaramente 4 sfide sulla carta interessanti, perché almeno sembra la portata del Napoli: Napoli-Monza, Napoli-Como, Empoli-Napoli e Napoli-Lecce. Poi inizia un poker di sfide: Milan-Napoli, Napoli-Atalanta, Inter-Napoli, Napoli-Roma. Quanto conta, quanto conterà mettere quanto più freno e calcina possibile in queste prossime 4 di campionato per lanciare il segnale definitivo alla Serie A, che il Napoli è tornato? Allora, se pensi che il Napoli possa fare nelle prossime 4 partite 4 vittorie, io dico di no, perché e sarei anche contento, te la spiego anche. Facendo 4 vittorie l'attenzione è verso il Napoli di tutte le squadre che poi lo affronteranno diventerebbe ancora superiore rispetto a quello che già ancora oggi già è. Una partita non vinta ti permetterebbe di far pensare all'avversario anche in maniera diversa, del tipo sì è vero, è forte, è migliorato, ma non è ancora quel Napoli cinico di 2 anni fa dello scudetto, quindi qualcosina possono concedere e magari rischi di farle dopo 4 vittorie. Se invece il Napoli dovesse fare 4 vittorie consecutive adesso, la sensazione è che potrebbe affrontare quelle 4 partite là un po' con la puzza sotto il naso, e il Napoli non deve farlo in questo momento, deve fare un percorso graduale di crescita e fare nelle prossime 4 partite tipo 3 vittorie e un pareggio sarebbe ottimo, ma non straordinariamente eccezionale, e quindi quello però consentirebbe di fare dopo un altro percorso di 4 partite di grandissimo livello. Beh, staremo a vedere. Come sempre grazie capitano. Grazie a voi ragazzi. Ciccio, un abbraccio forte. Grande capitano Ciccio Montervino, sicuramente Antonio, dobbiamo veramente ora, non scherzo, poi con Ciccio certo puoi scherzare, però assolutamente sono serissimo. È incredibile come le cose che dice il mercoledì poi la domenica si verificano, eh? Cioè incredibile, no, per chi non lo conosce, per chi non lo conosce. Se leggi, scherzi a parte, se leggi quello che ha detto a noi 2 settimane fa, è quello che si è verificato, in effetti. Ma non avevo dubbi, perché la qualità è quella che è. Caro Sibilla, caro direttore, mi devi dire tu cosa vogliamo fare, se vogliamo sforare per altre 3 ore. Tanto lo sai che la famiglia già dura. Appunto, no, vabbè, dai ti faccio riposare e ci sentiamo domani. Meno male, grazie mille, un abbraccio a tutti, forza di sempre. Assolutamente, ciao Antonio, grazie mille al direttore di NapoliMagazine.com Antonio Pedrazzolo, e noi siamo pronti a chiudere l'appuntamento di oggi. Se non ci muoviamo dal libro, fermi tutti, siamo ancora nella redazione di NapoliMagazine.com. Le ultimissime di Napoli Magazine, sponsored by Studio Tecnico, progettazione, servizi, lavori edili, MDM, il tuo tecnico di fiducia, portata di click, studiotecnicomdm.it. Eccoci pronti a ripartire dalla redazione di NapoliMagazine.com, le ultimissime con Simone Santacroce. Ciao Simone, ben ritrovato. Ciao Michele, buon pomeriggio a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Ovviamente riflettori puntati sulla Coppa Italia adesso, una partita per volta. Sì, sì, assolutamente, anche perché sarà una partita importante non solo dal punto di vista del risultato, perché il Napoli vuole andare avanti in questa competizione, anche perché è l'unica oltre al campionato che ci sarà quest'anno, quindi Conte e la squadra ci tengono ad andare avanti. Conte ci tiene particolarmente, secondo me, anche per dare spazio a quelli che hanno giocato meno fino ad ora, no? Per valutarli anche in vista del campionato, perché non essendoci le coppe europee, un turnover più o meno moderato può essere utile per questo, per dare minutaggio a chi ha giocato fino ad ora molto meno, e per valutare poi anche il livello di preparazione fisica e anche tattica di chi fino ad ora ha avuto meno spazio. Quindi c'è grande attenzione, ci potrebbe essere spazio per Simeone in attacco nel posto di Lukaku, che magari ha bisogno un po' di qualche allenamento in più, perché l'abbiamo visto un pochino impacciato contro la Juve, ma è normalissimo che sia così. Ci sarà spazio immagino anche per Neres, che non ha ancora giocato dal primo minuto, lo stesso vale per Gilmour, e potremo vedere poi qualche cambio anche in difesa, perché immagino che anche Rafa Marin avrà spazio, fino ad ora non l'abbiamo visto mai, quindi
Conte sicuramente vorrà valutare anche il suo livello di preparazione attuale. Siccome la redazione di NapoliMagazine.com ha i riflettori puntati sul Napoli, sul mondo Napoli 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, voi ovviamente scandagliate tutto direttamente, quindi da Castel Volturno, e indirettamente un po' tutto quello che si dice intorno. Avete fatto un po' una statistica a proposito di questa partita? Quanto turnover secondo gli addetti ai lavori farà Conte contro il Palermo, più o meno? 5-11. Allora, io non credo che ci sarà un turnover massiccio, cioè per intenderci Caprile dovrà giocare per forza perché mi ha detto infortunato, poi no, immagino che non ci saranno 10 cambi su 10, però 5 o 6 è plausibile perché se valutiamo Simeone, Neres, Gimmur, Rafa Marin, immagino anche Mazzocchi al posto di Di Lorenzo, siamo già a 5 o 6, poi mi aspetto di vedere un Buongiorno che comunque sta garantendo fisicità, equilibrio. Mi aspetto di vedere ancora magari Gilmour al posto di Lobotka, ma mi aspetto di vedere Anguissa. Vedremo se McTominay verrà impiegato ancora, ma 5-6 cambi, diciamo mezza squadra potrebbe essere cambiata, diciamo così. Dal Palermo invece arriva qualche notizia particolare? Niente di particolare, anche lì Dionisi ieri ha parlato in conferenza, ha annunciato anche lui un ampio turnover perché poi le squadre di Serie B ovviamente puntano molto sul campionato, sulla Coppa Italia, diciamo è più un jolly che altro. Ha annunciato la presenza di Brunori in attacco, che probabilmente è il più qualitativo degli elementi che ha la squadra rosanera in attacco. Poi vedremo una serie di giovani che probabilmente giocheranno, ma questo non vuol dire che il Napoli debba sottovalutare l'impegno. Assolutamente. Ho sentito che ne parlavate già prima, vale per il campionato ma vale anche per la Coppa Italia, perché poi sono obiettivi importanti e Conte sarà sicuramente deciso a non far mollare nulla alla propria squadra, perché poi il Napoli vuole e deve andare avanti anche in questa competizione. A proposito di Brunori, per gli amanti della musica, quindi di Brunori Sas, tra pochissimo sentiremo proprio l'ultimo singolo di Brunori Sas, La Ghigliottina, che è un grande successo della serie Parla del Diavolo e spuntano. Caro Simone, grazie mille, buon lavoro. Grazie a te Michele, buon pomeriggio. Grazie mille a Simone Santacroce dalla redazione di NapoliMagazine.com con le ultimissime che chiudono l'appuntamento con Napoli Magazine Live, che torna domani puntuale dopo Fabio Tarantino e prima di Bran, che nel frattempo sta già lavorando per il pomeriggio di Radio.0, lo sentiremo tra pochissimo. Da Michele Sibilla è tutto, come sempre, forza Napoli, viva Diego e forza Azzurri. Su RPZ Radio.0 Napoli Magazine Live, sponsored by Euronics Gruppo Tufano, studio tecnico, progettazione, servizi, lavori edili, MDM, Sefital Finanziamenti, Momap.